Buongiorno a tutti, io sono Loredana, editore del portale di informazione e notizie in un clic e vi do il benvenuto qui sul nostro canale di YouTube. Oggi sono in compagnia e non nego l'emozione di un personaggio che ritengo sia molto 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 importante. Sapete di chi sto parlando? Di Don Antonio Mazzi. Ciao Don! Personaggio. Tu ridi, ma sei un personaggio davvero, eh? Sono uno che essendo matto, a un certo punto ho detto, ancora giovane, perché ogni tanto le grandi sette si fanno nei momenti più impensabili. E da giovane ho detto, senti, ma un matto come me che cosa può fare? Perché già mi ha fatto piangere mia madre, sono rimasto senza papà che avevo 15 mesi. Eravamo 15 nipoti, cugini, perché mio papà era da 12 fratelli, io ero il peggio di tutti, ogni volta sono partito fuori da scuola, in Mamma. chiesa appena prete mi vedeva, aveva paura che andassi a rubargli le elemosine. E a quell'età lì cosa faccio? Dico, posso stare solo con i matti? E mi sono capitate le occasioni, proprio sono arrivato, volevo fare l'università a Bologna, arrivato l'alluvione a Ferrara negli anni 50, mi sono buttato con gli alluvionati. A un certo punto ho detto, questi alluvionati, allora tu eri ancora nella pancia del Padre Eterno, sono spariti cinque paesi, siamo dimenticati lì che il boss è mangiato cinque paesi negli anni 50. Sono rimasti 300-400 ragazzi, io ero alla città del ragazzo che volevo guadagnare un quattro soldi per andare all'Università di Bologna, mi sono trovato davanti a questi ragazzi qua, senza papà, senza mamma, senza casa, io un attimo non avevo niente, disperati, una roba, guarda. Pensavo che fosse la peggiore roba del mondo, poi ho visto la guerra, poi ho visto il terrorismo, poi ho visto la droga e adesso ho visto sta roba qua. Che, insomma, ben comunque a un certo punto ho detto, senti, faccio io padre, sti qua. È giusto. Avevo 20 anni, dico, invece andavo all'università, faccio il padre, per fare il padre cosa devo fare? Faccio Ma tu pensa, guarda, ho visto. faccio il prete, capito? Perché dico, il prete può essere padre di tutti, capito? E sono andato al vescovo e ho detto, senta, io voglio fare il prete perché questi ragazzi qua non hanno nessuno. E ho messo in piedi questa baracca, va bene? È partita prima con gli alluvionati, poi sono andato, diventato prete, poi sono andato a Prima Valle degli anni, penso che gli anni 60, 68, 68, io l'ho vissuto a Roma, a Prima Valle. Poi da Roma sono venuto con gli handicappati cosiddetti, con Basaglia, non Bisaglia, per tirar fuori gli handicappati cosiddetti dagli istituti e fare delle piccole case famiglia. Poi negli anni 70-75 mi hanno chiesto di venire a Milano perché c'era un centro con migliaia di ragazzi e nessuno poteva tenerli perché era arrivata la droga, eccetera, eccetera. Io sono venuto a Milano e sono ancora qua. Pensa a te, posso. E ho Sì. incontrato il terrorismo, ho incontrato tutto e adesso qui a 91 anni sono in comunità con i ragazzi che vivono nel Parco Lavro e spero che il Padre Eterno non venga a rompermi le palle e mi lasci qui in pace. Esatto, guarda, io ho visto che sei nato a Verona, ma anche senza leggerlo si sentiva, no? Io sono di Sono nato origine, a Verona. sta attento, mi so di origine venete, di veneziane, allora mi viene da dire, mi viene da dire che ti sei proprio un fora de testa, Sì, eh? sono fuori di testa, sì, sono fuori di testa, perché tutte le scelte della mia vita non sono mai state scelte fatte con la testa. Mi è venuta incontro la vita, capito? È una cosa. Tutti quelli che parlano della vocazione, delle chiamate, tutte queste balle qua, a me è venuto incontro la vita. È Eh sì. arrivata la droga e sono arrivato all'Unione, sono andato all'Unione, è arrivato il Ecco. 68 e mi sono trovato in mezzo
Allora ero a Roma, a Primavalle, e andavo all'Ateneo Salesiano. A un certo punto sparivano i salesiani perché in quel periodo lì più di 1.000 preti salesiani sono andati via, perché c'era la famosa crisi del 68, va bene? Poi è finito il 68, ho voluto affrontare insieme con Bisaglia tutto il grande tema, dei poveretti che chiamavamo handicappati, che erano chiusi dentro gli istituti. Io ho fatto delle piccole case famiglia, 7 case famiglia a Verona. A un certo punto mi hanno chiesto: perché non vai a Milano, che c'è un disastro? Io sono venuto a Milano e negli anni 78 sono arrivato a Milano. Pensa E a te. Milano ho incontrato di tutto, e adesso ho incontrato questa roba qua. E mi dicono: ma sei matto, sta lì, mamma mia, non ho Sì, più vabbè. danni, comunità, ma sei matto. Sì, ma infatti. Sì, sono matto, io sono Ecco. convinto che sono vivo perché sono qua. Esatto. Se andassi a ripararmi da qualche altra parte mi sarebbe già arrivato addosso di qualcosa. Ma anche secondo me, come si dice, non stargo e badar. Ascolta, parliamo di Exodus, che Sì. ecco, io ho, sono qui praticamente davanti al tuo sito e ho piacere di dire che possono fare anche una donazione, giusto per quanto riguarda questa tua Possono ONG. fare anche la donazione, certo. Adesso i numeri delle banche, vale, te lo diranno le mie segretarie, perché io non ho capito. Esatto. Allora, vado a vedere la missione, Il il valore. problema Dimmi. Dimmi. Exodus, Sì, Exodus, scusa. è una parola biblica, l'Esodo, Sì. racconta la storia del popolo ebraico che ha voluto liberarsi attraversato il deserto, eccetera, eccetera, e si è liberato, no? Quindi i nostri ragazzi, i ragazzi dei tossici, i ragazzi, devono piano piano liberarsi. È una storia di liberazione, capito? E Certo. anche noi che siamo con loro dobbiamo liberarci. In Chiaro. questa società ci dobbiamo liberare da tutte le merdate che ci siamo messi addosso. Qui abbiamo perso, siamo tutti dei mezzi idoli, siamo tutti non so cosa, delle Sì. mezze figure di cartapesta. Bravo. Perché? Perché il vero uomo, ciascuno, le cose più belle che abbiamo dentro, dove le abbiamo buttate? Dove le abbiamo buttate? Dove? Nell'orologio? Nei 4 telefoni che abbiamo, nel Sì. computer, nelle 2 macchine, nella moto? Dove le abbiamo trovate? Dove le abbiamo date? E adesso guarda qui, ma guarda in che condizioni siamo, con Certo. 80.000 morti, e abbiamo la gente che va in piazza, viene fino in Piazza Duomo per comprarsi un panettone, va bene sapendo tutto il pericolo che ci può essere. Poi, Certo. qua i veri matti sono criati, non io, Bravo. Bravo, l'hai detta nella giusta. mia modestia oso dire che sono uno dei pochi giusti. Vero, vero, vero. Hai affrontato la vita di petto. Sì, bisogna tornare a vivere, vuol mica dire avere 2 macchine, 2 telefoni, 4 biciclette, 5 case, No, dai, ma vivere, infatti, ma è per questo no, no. che secondo me ci siamo incontrati, perché anche la mia filosofia è cercare di, nel mio piccolo, fare della comunicazione come viene Ma fatta, e sì, tu. ma devi avere il coraggio di dire queste robe, di dirle, bisogna dirle, bisogna convincere la gente, Bene. ma non farla ragionare, perché non c'è mica bisogno di ragionare, queste robe qua si intuiscono, capito? Sì. Non ci arrivi con la ragione, ma con le intuizioni ci arrivi, capito? Certo. Io ti ringrazio per questo preziosissimo intervento e sono contenta Sì, che mi. ringrazio te invece, No. ringrazio te che hai potuto dire, poi non so, ma mi hai creato subito un'intimità come ci Grazie. conoscessimo da 10 anni. Ma è vero, è reciproco per. Sono quelle cose che accadono nella vita, no? Che incontri uno ed è la prima volta che lo vedi e poi parli in modo tale come lo conoscessi, dici delle cose che magari non hai detto ad amici con i quali sei insieme da 20 anni. Mamma, che Capito? parole. Poi, specie oggi, che è un giorno magico, come ti ho anticipato prima,
compio 59 anni, quindi tu mi hai detto non eri ancora nella pancia, ma Sì, diciamo che ero nei 59, 50. Sì. io tra un po' sono la rovescia. Infatti, 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 infatti. Io spero di averti a bordo ancora per tante, Ma tante. sì, chiama, 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 quando vuoi chiama, va Esatto, tu bene. utilizza il nostro portale come meglio credi, saremo ben lieti di pubblicare i vostri comunicati stampa e divulgare ai nostri lettori questa. Glielo devo dire ai miei Sì, quando saranno. per quello me la vedo io. Allora, Ah, se vedi? io ringrazio i nostri lettori che ci hanno seguito e voglio dare l'ultima parola per i saluti a Don Mazzi, se hai piacere di darci il tuo saluto. Vai, Don. Ah, il mio saluto di quest'anno è che forse è il Natale più vero. Bravissimo. Forse quest'anno è il Natale più vero, invece che sta lì e guardiamoci negli occhi, stiamo attorno ad un tavolo, tranquilli, tranquilli, finalmente dimenticando tutto e dire che la vita in fondo è guardarsi negli occhi e dirsi due parole così, molto semplici, mangiare un pezzo di pane, mangiare un dolce Bravissimo. fatto in casa, le cose semplici, torniamo alla semplicità. Noi quel pezzo di bambino che abbiamo ancora dentro, che ce l'abbiamo dentro, no? Tiriamolo fuori almeno il giorno di Natale, quel pezzo di bambino, quel po' di innocenza che abbiamo dentro, tiriamolo fuori. Allora quello è il Natale vero. Guarda, Vedi? io sì, intitolerò questo video Il Natale più vero. Lo Bene, intitolo esatto, così. va bene. Va bene, Ok, allora grazie a tutti e grazie a te, alla prossima. Grazie, auguri, auguri buon compleanno. grazie, Ciao, ciao, grazie. ciao.